sintomatologia del figlio adottivo. Quando un bambino gli dicono che è stato adottato, non è che dice mia mamma mi ha abbandonato, mia mamma. No, tu te la prendi con il padre adottivo, perché è l'oggetto che sente. Tu te la devi prendere con qualcuno, no? E chi sta lì è il papà e la mamma, e allora noi ce la prendevamo con l'Italia. Migliaia di romani, giovani soprattutto, hanno partecipato a Roma ad una manifestazione per il Cile di Allende, contro la giunta militare che proprio un anno fa rovesciò nel sangue il governo di Unidad Popular. Come tutte cose belle di questo paese, non c'era nessuno a aspettarci. E allora un po' di italiano, un po' di spagnolo parlato piano, siamo riusciti a spiegarli ai funzionari dell'aeroporto che eravamo profi, che venivamo qui, che venivamo là. E a un certo punto è arrivato un funzionario del Ministero degli Esteri italiano e lì è cambiata completamente la vita, perché lui aveva avuto dei problemi, cose che per arrivare in orario e tutto, ci ha fatto chiamare un'auto e ci ha portato a Grottaferrata. A Roma ci aspettava ovviamente un assistente sociale e gli enti del Ministero dell'Interno. Da lì ci hanno portato a Grottaferrata, che già c'erano altri cileni che erano arrivati prima. Ci hanno sistemato lì e poi ci hanno fatto l'interrogatorio normale, nome, cognome, perché io venivo per esempio con un documento che mi aveva fatto l'ambasciata sulla base dei dati che le avevo dato io. Mi chiamo David Muñoz Gutiérrez, sono nato il 5 ottobre del 49, queste cose qua, quello che c'è scritto normalmente in una cedola di identità. E allora mi hanno chiesto se era vero, questi dati erano proprio quelli veri, perché documenti ufficiali del Cile io non portavo. Poi l'assistente sociale invece ha cominciato subito con la campagna di convincimento perché scegliessimo magari un altro paese per andare, perché ci ha raccontato che in Italia le cose non andavano bene, c'era molta crisi, era poi difficile collocare tanta gente, quindi trovare lavoro, non trovare lavoro, era difficile. Siamo arrivati a Francoforte, io non avevo mai visto la neve. Siamo arrivati a Francoforte e poi a Roma, a gennaio, in giro vestita d'estate, mi facevo freddo. Non ricordo che ci hanno messo in un albergo, Agip si chiamava, in un'autostrada un po' fuori, e nessuno di noi non dormivamo la notte perché eravamo abituati agli elicotteri che si passavano sotto tutta la notte con le luci, e quindi dormivamo così con gli elicotteri. E poi non uscivamo dall'albergo perché eravamo abituati che non potevamo uscire dall'ambasciata, che abbiamo messo un po' di tempo a uscire. Poi abbiamo cominciato con un'abitudine tipica cilena a farsi delle schede, gli scherzi. A me, quelli che erano arrivati prima di me, mi hanno detto «Chica Lucy, e qua c'è un errore, un eroe molto più famoso di Garibaldi. Guarda tutte le strade che gli hanno dedicato, si chiama Senso Unico». E io ci ho messo un sacco di tempo a capire. E io mi sono dimenticata, c'era uno di noi che era andato a fare un commesso a Torino, no? E allora, dove sta il mare? Io dicevo, guarda, siccome qua, soprattutto questi contadini che erano due, no? Lui e la moglie, che erano, diciamo, sapevano leggere e scrivere, se non gli avevo insegnato dentro l'ambasciata a tutti e due, ma non aveva mai visto una scala meccanica, un sacco di cose. Allora gli diceva, sai, qua non ci sono solo le scale meccaniche, ma anche i marciapiedi meccanici. E allora Mario ha preso un marciapiede meccanico e si è perso, no? Quindi mi sono di alzare tutti i tubi e chiamarlo. Teoricamente noi, per situazione dei trattati internazionali, dovevamo, siccome avevamo questa nomia di essere pericolosi terroristi, come ci chiamavano la dittatura, dovevamo rimanere a disposizione delle autorità italiane durante un determinato periodo
aspettando che il governo cileno chiedesse la nostra estradizione, cosa che non è mai avvenuta, perché sicuramente si andava a un tribunale che doveva decidere su questa estradizione, chissà che cosa veniva fuori, però ci hanno lasciato a tutti quanti separati dal resto degli esiliati cileni. Il grosso degli esiliati cileni era a Grottaferrata. Un altro gruppo era nell'albergo Traiano a Roma, nel centro di Roma, e noi che eravamo i cattivi eravamo in un motel. Dopo siamo stati trasferiti a un alberghetto di una stella lì vicino a Policlinico, fino a quando siamo andati via. Abbiamo resistito soltanto 3 mesi a stare lì in quell'albergo, dopo siamo scappati via. Una buona parte di noi per un mucchio di anni ha pensato che il colpo di Stato, quella situazione era temporanea. Avevo vissuto con questo sogno. E ti dirò di più, molte persone, io fra cui, io mi conto, i primi anni magari andavo a abitare nelle case popolari, si davano in comuni. Nessuno pensava di comprare niente per la casa, perché tanto dovevo tornare in Cile. Cioè, avevamo vissuto per un po' di tempo, come dicevamo noi, con le valigie dietro la porta. Questo idealmente, questo anche... E secondo me ha giocato dal punto di vista psicologico un ruolo abbastanza importante, perché ci ha tenuto sempre pronti a lavorare di più per la caduta della dittatura. E c'è anche un'altra cosa del senso di colpa. Tu sei salvo, intanto gli altri sono morti. Guarda, noi per anni non ci compravamo niente, dicevamo da una parte che cade la dittatura domani, dopodomani, la settimana dopo, non vedevamo le tende in casa, avevamo le valigie pronte sotto il letto per anni, perché non dovevamo tornare a casa, torniamo. E d'altra parte, diciamo, non potevamo goderci la vita, anche perché venivamo autocolpabilizzati noi stessi, e anche gli altri ci dicevano: ma guarda, ti sei comprato un secondo paio di scarpe, perché hai comprato la macchina, c'hai una pelliccia, di qua di là. Io mi ricordo che il mio gruppetto di amici è finito questa storia qua, quando una di noi, che è guarita prima evidentemente, una donna che è tornata in Cile dopo, ci ha detto, eravamo in casa, no? E noi dicevamo: no, guarda i bambini cileni che soffrono, i compagni di qua, di là, perché ti sei comprato l'altro paio di scarpe? Non dobbiamo andare al cinema, non dobbiamo godere la vita. Uno ha detto: compagni, volete soffrire? Guarda, liscia la presa della corrente, vai a mettere le dita dentro. C'era una disponibilità molto, molto grande verso gli esiliati. C'era una disponibilità politica, una disponibilità sociale, diciamo, un aiuto a trovare il posto di lavoro, a risolvere il problema della casa. E questo era perché naturalmente la situazione del Cile era una cosa molto presente nella politica italiana. La nostra storia era molto simile a quella dei repubblicani spagnoli o ebrei o altri, no? Nel senso che il profugo politico vero è uno che non vuole andare via. Di fatto la maggioranza di noi, cioè quando siamo andati all'ambasciata, contavamo di stare lì qualche giorno e di uscire. Allora l'adattamento su una cosa doppia, no? I rifugiati politici di quegli anni eravamo tutti laureati, dirigenti di ministeri, di governo, c'era anche qualche parlamentare, parlavamo anche qualche lingua straniera, avevamo le condizioni di istruzione culturale e psicologiche per adattarsi più velocemente di altri. In più, parlando razzisticamente, eravamo bianchi, messi cattolici, eravamo pochi, quindi la popolazione poi italiana, soprattutto dove sono capitata io, nell'Emilia Romagna, era molto democratica e quindi avevamo tutte le condizioni per adattarsi bene, no? Però il problema era psicologico, noi non volevamo stare qua. Nessun rifugiato vuole andare via dal proprio paese, vuole rimanere lì.
stavano studiando la possibilità di mandare dei gruppi a diverse città. Così io scelsi di andare a Milano, perché venivano a Milano, si sono iscritti per andare a Milano diversi compagni con i quali avevo parlato di più lì nell'ambasciata e anche lì a Roma, quindi avevo trovato un po' di affinità con loro e mi sono iscritto per andare a Milano. Abbiamo riempito un pullman, ci hanno portato a Milano e lì ci hanno infilato, ci hanno posteggiato in un altro albergo del livello molto più basso di quello che avevamo a Roma, molto più basso, con i bagni all'esterno della camera, un lavandino solo, tre persone in una camera, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente avevamo colazione, pranzo e cena garantita, poi ci davano un pacchetto con elementi per l'uso personale, no? Sapone, quelle cose lì. E anche lì però non c'era una politica di orientamento per andare a trovare il lavoro che noi, non, una, eravamo un po' spaesati, non sapevamo quanto sarebbe durata la dittatura, che poteva succedere in Cile, se c'era veramente resistenza capace di mettere in crisi i militari o meno, e quindi non sapevamo quanto sarebbe durata la nostra permanenza in Italia. Quindi la prima cosa che tu dici, bisogna avere almeno un po' di soldi per muoversi, per avere questi soldi per muoversi bisogna trovare un lavoro. Chi ci aiuta a trovare questo lavoro? Lo Stato italiano? L'assistente sociale che ci ha ricevuto a Milano? No. La polizia? Quando no. Dopo comincia questa cosa burocratica nella quale tu dovevi passare per vari passaggi. Quindi se avevi il soggiorno come profugo, come rifugiato, non potevi cercare il lavoro, se dovevi cambiare, cioè, se trovavi il lavoro dovevi cambiare il soggiorno. Non era bello. Non era bello non vivere in quell'albergo per le caratteristiche che aveva l'albergo. Non era bello vivere in mezzo alla situazione dei cileni, perché veramente c'era gente che era proprio conciata più che male, capito? E tu ti trovi la situazione che vedi questa gente che sta male e che non puoi fare assolutamente niente. Per cui io ho trovato un posto di lavoro con un altro cileno che era lì anche lui. Lui ha resistito un mese in questa azienda agricola. Io sono resistito due mesi. Cioè era un'azienda agricola di circa un centinaio di ettari. Questo qui era un signore del cognome Cazzaroli, un medico che aveva una clinica privata a Verona e che aveva questa azienda agricola dove aveva i cavalli di equitazione. Il nostro, per il suo diletto e per il diletto dei figli, il nostro compito era l'attenzione di questi, curare questi cavalli. Ma noi come mari siamo stati solo un mese a Roma perché abbiamo capito che era un ambiente molto malsano, perché lì si sono suicidati due compagni in quel periodo, perché tu ti suicidi, ti arriva la depressione e nel momento che calano le difese, quando tu sei immerso in un problema e la c'è l'adrenalina che ti tiene su, no? E quando questa qua cala, allora ti arriva la depressione. Allora noi abbiamo capito che era un ambiente molto malsano, con molta gente depressa, che non uscivano neanche, stavano malissimo. Poi ogni tanto arrivava la polizia per portarci nei campi profughi. E allora degli amici, anche parlamentari, no, di sinistra, andavano e ci portavano a casa loro, perché la polizia normalmente arrivava nei giorni di festa, venerdì, sabato, domenica o di notte, e ci portavano a casa loro. No? E allora noi siamo andati, mio marito mi ha detto scegli tu dove andare, e io conoscevo Ravenna, perché c'era nel mio libro di storia dell'arte, la conoscevo intera, no? C'era lì la tomba del Dante, tutte le, la Placidia, tutte le, conoscevo la gente si impressionava, io conoscevo la città di memoria, no? Quando siamo, però siamo arrivati là, mi ho scelto bene perché a Ravenna c'è un'accademia di arte, l'accademia di Ravenna famosa, li conoscevano mio marito, gli hanno dato una cattedra di storia
teorica e pratica della muralistica latinoamericana, e quindi lui ha cominciato a insegnare. Anch'io sono stata lì 4 mesi senza far niente, andavo alla biblioteca a leggere tutto quello che trovavo, ma dopo ho trovato lavoro, facevo fotocopie in una cooperativa. Diciamo, una volta sistemati così più o meno una buona parte dei cileni, dopo è venuto il problema del rapporto, come ci rapportiamo con il Cile che abbiamo lasciato, per sapere che cosa sta succedendo in Cile. Siamo già oltre un anno di dittatura, anche due, diciamo. C'erano molti rumori, che erano soltanto quelli rumori, che sta succedendo qualcosa là, cioè. Tutte queste cose qua, in una situazione in cui la informazione è a senso unico, fai fatica a sapere le cose con assoluta sicurezza, se quelle che ti dicono sono vere o no. Un programma radiale fatto da Radio Mosca, fatto dai cileni della Radio Mosca, che si chiamava Escucha Chile, Ascolta Chile, 5 volte al giorno. E questo nelle casse del Cile, si è democratico, era l'unica forma di sapere. Era l'unica forma di sapere quello che stava succedendo e era un modo anche per liberare i prigionieri. Un canale attraverso il quale ci arrivava dell'informazione era Radio Moscou, che trasmetteva un programma Escucha Chile, no? E lì venivano, allora tu dopo, dipende dove tu stavi politicamente, se eri comunista, o socialista, o democratista, o mirista, ragionavi su quelle notizie che la radio Moscou ti dava attraverso questo programma e cominciavi a pensare sarà vero, non sarà vero, quanto è vero, come hanno loro queste notizie, attraverso quali canali. La struttura dell'Unità Popolare è stata totalmente distrutta, cioè, la dittatura ha colpito talmente forte che ha messo, cioè, nell'arco di 2 o 3 anni si sono strutturate 2 o 3 direzioni del Partito Socialista. Ricostruire un'organizzazione in quelle condizioni lì era difficilissimo, e i compagni che erano scappati qua si organizzavano per riuscire a contribuire alla ricostruzione dell'organizzazione partitica in Cile. Costantemente arrivavano dei cileni che uscivano, no? E le notizie arrivavano così. C'era una grande organizzazione, soprattutto di solidarietà, un'organizzazione capillare molto forte dei cileni fuori e dentro. Ci arrivavano le notizie portate da quelle che venivano, e noi portavamo dentro, raccoglievamo soldi, e però soprattutto tenevamo alta la bandiera, facevamo molte... Abbiamo riempito l'Italia di murali, sono ancora molte murali. Abbiamo formato intere generazioni. Questa cosa dei murali ci sono ancora moltissimi teatri, scuole, case del popolo, sedi sindacali, piene di murali fatti dai cileni. La parte più importante del nostro tempo era cercare di capire, o almeno la parte della sinistra a cui io appartenevo, di cercare di capire che cosa era successo nel Cile, che avesse permesso che si producesse un fenomeno di quelle caratteristiche come il colpo di Stato, e come fosse stato possibile che si fosse prodotto un processo repressivo delle condizioni che erano avvenute. No? Questo è stato un processo di riflessione molto importante. Non tutti abbiamo fatto il percorso di continuare avanti con questa inchiesta, con questa discussione, con questa ricerca, perché d'altra parte ci sono stati tantissimi compagni che l'hanno finita lì, sono diventati soltanto dei cittadini e anche hanno rotto i rapporti con le organizzazioni politiche, magari partecipavano nelle attività, nelle manifestazioni, tutte queste cose, però che non facevano più vita politica, insomma.